Torna Nera di Calabria e ovviamente con Nera di Calabria torniamo noi, Marisa Fallico e Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud. Ci occuperemo di tante cose, anche di questa sentenza della Cassazione sulla strage di Ustica, perché è uno di quei temi che noi abbiamo seguito dall'inizio e su cui torniamo ogni volta che ci sono delle novità. Ma in prima battuta, Arcangelo, io direi di affrontare questo orrendo omicidio di Trebisacce. Come saprete sicuramente, a Trebisacce un anziano di 72 anni è stato ucciso e fatto a pezzi dalla figlia. Ovviamente siamo alle battute iniziali, ma non ci sono dubbi, non ci dovrebbero essere dubbi, va solo ricostruita la dinamica. Un caso di parricidio veramente efferato, perché non si è limitato alla soppressione, all'uccisione del genitore, ma è andato oltre, nel senso che qui c'è stato questo smembramento, depezzamento del corpo, del cadavere, e quindi c'è una componente psichiatrica patologica sicuramente molto grave alla base. Io direi di vedere il servizio che abbiamo realizzato nell'immediatezza del fatto e poi ne parleremo insieme con Arcangelo. È in questa casa, in via Gabriele D'Annunzio, una zona centrale di Trebisacce Marina, che è stato ucciso Riccardo Chiusco, di 72 anni. Nell'appartamento viveva insieme alla figlia di 38 anni che studia medicina a Perugia. Un delitto atroce, l'uomo è stato ucciso e fatto a pezzi. Da diversi giorni i familiari non avevano più notizie di Riccardo Chiusco. Invano un fratello aveva provato a telefonare. I parenti dell'uomo hanno più volte bussato alla porta di quell'appartamento, non immaginando l'orrore che lì dentro si era consumato. Così hanno deciso di allertare carabinieri e vigili del fuoco, e quando gli inquirenti sono riusciti ad entrare dopo aver forzato la porta d'ingresso, una scena agghiacciante è apparsa ai loro occhi. Parti del cadavere dell'anziano erano all'interno di alcuni scatoloni sistemati in sacchetti di plastica con calceviva e borotalco. Ma perché accanirsi con tanta ferocia contro l'uomo? Gli investigatori sono al lavoro. Sul posto anche il sostituto procuratore del Tribunale di Castrovillari, Silvia Fontebasso, che coordina le indagini. Riccardo Chiusco, vedovo, era un insegnante in pensione, originario di San Demetrio Corone. In paese era conosciuto e stimato. Al momento è la figlia del 72enne, l'unica sospettata dell'orrendo delitto. Per ora è stata interrogata dai carabinieri in caserma. Dietro quell'orrore potrebbe celarsi un dramma familiare, e questa l'ipotesi privilegiata dagli inquirenti. In questo momento non posso dirvi altro che sono state trovate delle parti di cadavere, riteniamo, di sesso maschile all'interno di un'abitazione. C'è un sopralluogo che ancora deve iniziare, un magistrato che si sta occupando in questo momento di questa vicenda. Non posso darvi altre indicazioni. Ecco, e poi con il passare delle ore ovviamente sono emersi tanti particolari raccapriccianti. La figlia è stata fermata e nel lungo interrogatorio ha fatto delle parziali ammissioni. Anche qui, insomma, si denota questa patologia, perché lei ha detto: io ho fatto a pezzi mio padre, ma era già, l'ho trovato davanti casa, in due sacchi, già fatto a pezzi, in due pezzi. Poi lei avrebbe completato l'opera. Una versione naturalmente non credibile, che testimonia però della lucidità folle di questa donna, della freddezza nel disegnare una trama che era indisegnabile. Tra l'altro alla casa degli orrori, così l'abbiamo ribattezzata, evocando tra l'altro Edgar Allan Poe, perché quello che è accaduto in questa casa, adesso ci arriviamo, ricorda davvero i racconti dell'orrore del grande scrittore americano. Si arriva alla casa, i carabinieri bussano insieme ai vigili del fuoco perché un fratello della vittima non ha notizie del congiunto da più di un mese. E siccome la ragazza, si fa per dire, insomma, la donna, la 38enne, addirittura sottrae a qualsiasi contatto telefonico il genitore, questo fratello si insospettisce, va dai carabinieri, chiede che intervengano, e quando arrivano là la donna si oppone all'irruzione, dice che c'è bisogno, come nei film, no? Che vede in televisione, che c'è bisogno di un mandato di perquisizione, che lei non può farli entrare, e questo atteggiamento l'insospettisce ancora di più. Ma una volta dentro
E lei tenta di giustificare l'assenza del padre con un allontanamento volontario, Ed è molto improvviso. tranquilla Sì, anche. mostra un'assoluta tranquillità, nessun segno di emozione o di alterazione emotiva, insomma. E all'interno però, mentre colloquia con i carabinieri e con lo zio, allunga spesso lo sguardo su questi pacchi che ci sono, questi scatoloni che ci sono all'ingresso della casa. Allora un carabiniere si insospettisce e chiede cosa vi sia all'interno dei contenitori, e lei dice no, no, roba di casa. Allora decidono di aprire, insomma, e poi compare per prima la testa del padre, sezionata, ovviamente staccata dal resto del corpo, che è impastata di calce e borotalco. La calce Lei che è non una si è scomposto. sostanza che serve per rallentare i processi decompositivi, per attenuarne le conseguenze. Il talco invece serve ad diciamo, purificare in qualche modo Sì, l'ambiente dai mascherare i miasmi. miasmi, perché Quindi effettivamente. questo tipo di scelta non è casuale. Lo spiegherà poi lei nell'interrogatorio succedaneo, cioè immediatamente dopo sarà interrogata. Non è una scelta casuale e non è casuale che ella abbia sezionato il cadavere. È una studentessa, infatti, fuori corso e senza speranza di laurea, però di medicina, E quindi all'Università di conosce Perugia. bene Sì, i l'anatomia, avrà fatto meccanismi. probabilmente anche Confessa poi di esperienza. aver trovato subito dopo, dice di aver trovato il corpo del padre, che scompare secondo lei il 27 dicembre, il giorno dopo, il 28 dicembre, all'interno di due buste tagliato a metà, esattamente a metà, quindi come se ci fosse una sorta di killer folle che taglia con una Sì. motosega i Il cadaveri a metà e poi li lascia davanti gliel'ha lasciato all'abitazione dei davanti a familiari. casa. Ecco. Allora dice, l'ho sezionato, perché giustamente il magistrato le domanda, ma perché l'ha tagliato? L'ho sezionato perché non potevo altrimenti liberarmene, non entrava tutto in uno scatolo. Allora l'ho sezionato in 12 parti e intendevo liberarmene appena possibile. E qui si raggiunge davvero il punto più forte di questo interrogatorio, quando dice non potevo però liberarmene a tre bisacce perché c'è la raccolta differenziata. Quindi aspettavo di buttare chissà Riuscire dove a, anche questi solo a pacchi. immaginare, a dire queste cose, Arcangelo, con Assolutamente questa pazzesco. freddezza. E poi dice ancora il magistrato, i carabinieri, che aveva buoni rapporti con il padre, solo si lamenta del fatto che il genitore avesse da qualche tempo una relazione con una donna e che stesse spendendo qualche soldino in più. Poi dice del padre che aveva amicizia con gli stranieri, quindi introduce un elemento classico che abbiamo visto Sì. nella strage di Erba, che abbiamo visto con la morte di Chiara Gambirasio, Ovunque si degli introduce stranieri l'elemento brutti e stranieri. cattivi, ma naturalmente nessuno abbocca perché le contraddizioni e le dichiarazioni sono così paradossali che è chiaramente non credibile la donna, che viene subito fermata e indagata per omicidio premeditato, vilipendio e occultamento di cadaveri. I carabinieri cosa fanno contestualmente? Siccome lei è iscritta a medicina all'Università di Perugia e lì dispone di un appartamento che i familiari hanno comprato per lei, fanno una perquisizione del capoluogo umbro e lì trovano un post-it nel quale ha già fatto un piano di investimenti e una trasformazione delle risorse economiche che la famiglia ha, e di risorse la famiglia ne ha perché è proprietaria della casa di Trebisacce, è proprietaria di una casa a San Demetrio Corona, paese d'origine, un piccolo centro dell'area settentrionale della Calabria, maggioranza al Brescia, ed è proprietaria dello stabile di Perugia. Insieme a questo è poi proprietaria di alcuni fondi, appezzamenti di terreno. Inoltre, chiusco padre in un conto contestato insieme a lei, che ha contestato insieme a lei, dispone anche di soldi liquidi. Quindi se c'è un movente in questo omicidio che la donna non vuol confessare, sebbene ammetta di aver sezionato il cadavere, se c'è un movente naturalmente Quello legato ai soldi. E poi c'è all'eredità. di fondo un rapporto, secondo me, malato, nel senso che non ha mai superato il complesso che nasce tra una figlia e un padre, quindi un rapporto malato che si acuisce nel tempo, secondo me, con la morte della madre, che avviene 2 anni addietro, e che si rappresenta fisicamente pure nella donna, che è una donna molto ingrassata, malmessa, diciamo, fisicamente, che vive una vita di relazione molto limitata. I due vivono in maniera, secondo me, asfittica insieme, Infatti quindi non, anche i vicini, noi abbiamo sentito i vicini, i conoscenti, e parlano tutti quanti di questa vita molto riservata, erano delle persone, soprattutto il padre, molto educato, garbato, elegante,
non avevano rapporti di amicizia. Lei ha un carattere più chiuso, più taciturno. Quindi anche relazioni non ce ne sono, così come i coinquilini di Perugia avrebbero detto di non aver visto persone frequentare la casa, né lei frequentare altre persone. Quindi si era chiusa in questo mondo, Arcangelo, però pensava ai soldi e quindi anche i vicini hanno detto litigano spesso per via dell'eredità e per via di questa università che non finiva mai. Perché il padre è comunque un insegnante di lettere di scuola media superiore, una persona di cultura molto stimata, una persona misurata, equilibrata. Lei aveva un fallimento universitario alle spalle, un fallimento relazionale alle spalle perché non aveva amiche particolari, non aveva amici, non pare non avesse mai avuto una relazione amorosa con qualcuno, ma in particolare aveva questo rapporto di dipendenza col padre. Padre che nei suoi confronti aveva un rapporto ovviamente altrettanto morboso perché era la figlia unica, ma una figlia unica aveva fallito gli obiettivi. Quando, morta la madre, il padre comincia a frequentare un'altra donna, questo complesso irrisolto che c'è tra tutte le ragazzine, i loro padri, che poi se non si sviluppa rimane, no? Come dire, silente della mente di ciascuna donna, quando compare quest'altra donna, con la quale il padre ha dei rapporti, e allora scatta questo meccanismo folle di gelosia che secondo me provoca il delitto. Attenzione perché io mi occupo di cronaca per la Gazzetta del Sud ininterrottamente da 22 anni. Mi sono occupato, ma anche tu per la televisione, di tanti casi difficili, bambini morti durante riti satanici, cioè fatti unici nel loro genere, sette che avevano ucciso, penso a San Pietro da Mantea, eccetera, ma mai mi era successo di occuparmi in Calabria di un fatto del genere. E però ci sono dei precedenti che fanno impressione. Certo, Arcangelo, questo è anche unico perché è una donna, vero? Perché noi abbiamo trovato casi, e ne parleremo, di ragazzi, di uomini che hanno ucciso i genitori, di parenticidi ne abbiamo avuto, però qui è una donna, quindi c'è questa ulteriore componente che va analizzata perché in genere le donne non sono assassine, non offendono, lo fanno di meno, lo fanno con altre modalità, spesso con insomma narcotizzando, avvelenando, con il coltello, quello che vuoi, ma arrivare qui anche a sezionare il corpo. Tra l'altro non sono stati trovati gli organi interni in Perché questo anche qui corpo. intervengono gli studi di medicina che la donna ha fatto. Gli organi interni hanno un processo di liquefazione collegato alla decomposizione che è molto veloce. Allora lei ha svuotato il cadavere, di Quindi questa si è liberata facilmente. Attenzione perché c'è un precedente impressionante. Adesso dirò alcune storie che sono per ferocia e ferratezza assimilabili a quella di Trebisacce. Poi parleremo anche delle storie locali, svolte certo. lì altrettanto terribili, ma mai quanto queste. Una delle storie sicuramente care alla cronaca italiana è la storia della saponificatrice di Correggio, che si chiamava Leonarda Gianciulli, che ha ucciso tre donne, tra cui una soprano famosa, la signora Cacioppo, le ha sezionate, poi siamo tra il 38 e il 41, in provincia di Modena, le ha sezionate, le ha poi fatte bollire all'interno di pentole in cui metteva la soda caustica e dai resti delle donne ricavava del sapone. Ecco perché la sopra fa ridere, ma è impressionante. Attenzione perché poi nel racconto, nelle confessioni che questa Leonarda Gianciulli rende, dice pure di una, della più voluminosa fisicamente, che aveva fatto un sapone troppo grasso che non l'aveva convinta. Quindi usava la soda caustica, li bolliva e faceva sapone. C'è un caso, diciamo, più recente, questa volta riguarda un uomo, per esempio, che chiamavano il Canaro, Pietro De Negri, che nell'88, finalmente, dopo una serie di vessazioni subite, decide di eliminare quest'uomo che gli dà fastidio, che gli impone le cose, che gli prende i soldi, eccetera. Lo convoca, lui è un tosatore di cani, De Negri, lo convoca nel suo, per così dire, laboratorio, lo chiude in una gabbia, l'imprigione, e comincia ad amputargli prima le dita, poi le mani, poi l'orecchio, poi il naso, poi la lingua, poi gli amputa gli organi genitali, glieli infila in bocca e lo fa morire soffocato. Ecco, questo è un esempio di efferatezza. Ci sono casi anche, devo dire, di altre donne, famosi, insomma,
per esempio un caso del 1946 avvenuto a Milano, in cui c'è una donna, Luigia Pasini, che ammazza il marito, fa un matrimonio d'amore, poi il matrimonio si guasta, nascita dei figli, tensioni, Esce. cose, e si trascina questo matrimonio. Lei non ce la fa più, uccide il marito nel sonno e poi lo veglia. Quando, allarmati dall'assenza dell'una e dell'altro, i familiari chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, le forze dell'ordine entrano in questa casa di Milano dove la donna si è ricoverata e la trovano che sta parlando col marito, che gli dice: ah, come ho fatto, ripete questa litania anche di fronte agli inquirenti per ore, come ho fatto a vivere con te, è stato un inferno per anni, eccetera. Il marito era morto ormai da 3 giorni quando scoprono il cadavere. E poi, per venire a fatti ancora lontani nel tempo, c'è il caso di un'altra donna tremenda, si chiamava Caterina Fort, che uccide nel 1946. Lei ha una storia d'amore clandestina, si innamora di questo amante e uccide nel 1946 la moglie e i 3 figli dell'uomo. Quindi, come vedi, non è vero che al femminile Sì, però le nelle statistiche ovviamente c'è una prevalenza maschile. Se noi vediamo anche gli ultimi casi di parricidio, a cominciare da Ferdinando Carretta, quello che ha ucciso, fatto a pezzi e buttato in una discarica i genitori e poi scoperto dopo 10 anni, oppure ancora Aralla Gabriele, questi sono tutti giovani che hanno ucciso i genitori, li hanno fatti a pezzi, li hanno fatti sparire, però sono tanti e sono maschi. Per rimanere in Calabria, Arcangelo, ricordiamo nel 2007 anche Pasquale De Marco, che nella villetta di Simeri Crichi ha ucciso il padre e la madre, poi ha preso i resti e li ha buttati in un sottopasso vicino a Crotone, sono stati ritrovati dopo mesi. Questa si colloca appunto, forse è una delle poche o l'unica ancora in Calabria che è arrivata a tanta barbarie, perché C'è però proprio in quella zona, ed è una storia dell'anno scorso, il caso di Domenica Ruggiano, sì, che è la donna a che livello di ammazza il marito violenza. Vincenzo e la figlia di 27 anni, Rosa. Poi tenta di uccidersi, non riesce, quando arrivano i carabinieri pensano che ci sia stata l'irruzione di un estraneo, una terza persona lì. Lei ha accreditato Lei tenta di all'inizio. accreditare questa versione, poi si scopre che è stata lei ad uccidere prima il marito, che la faceva soffrire, un po' come Luigia Pasini, di cui abbiamo parlato, la faceva soffrire, il marito poverino non stava bene, aveva problemi di ambulazione, lei non reggeva più questa cosa. La figlia Rosa era legatissima al marito, quindi uccide prima il marito e poi la figlia, poi cerca di spararsi, ma si spara male, si ferisce con una gamba, la trovano adagiata sul letto, insomma in un mare di sangue, ma ancora viva. Adesso è sotto processo, è stata sottoposta anche ad esame psichiatrico, ma sempre lì, 2 anni fa, guarda, è una zona della Infatti quella è Calabria. una zona Ma abbastanza, non riesco a capire diciamo, da cosa dipenda, ma insomma. cosa ci può essere, se anche il contesto ambientale influisce, sicuramente le condizioni esterne possono influire, le dinamiche interne alle famiglie, una certa subcultura. Però poi noi vediamo che mentre Domenica Roggiano ha sempre vissuto in una casa di campagna, faceva una vita veramente di grossi sacrifici, maltrattata dal marito, abusata dal marito. Ecco, qui invece abbiamo la classe media, Arcangela, quindi un contesto che dovrebbe essere diverso a livello di istruzione, di educazione, di cultura, Ci però poi ci sono questi meccanismi che appunto sono trasversali. sono meccanismi mentali, dinamiche, ripeto, al complesso irrisolto che è sempre esistito e che poi è esploso con l'arrivo di quest'altra donna in questo nucleo che era prima formato da 3 persone, lui, la moglie e la figlia. Poi la moglie muore, lei rimane col padre, il padre poi Certo. conosce un'altra donna e lì esplode questo complesso Che esistente tra già la figlia e il c'era. padre che covava e che era irrisolto. Allora, dobbiamo però ricordare che sempre lì, 2 anni fa, 3 anni fa, un impiegato aveva problemi di lavoro, Gianluca De Marco ha ucciso la moglie Maddalena e la figlioletta Jennifer, e poi ha Sì. tentato di uccidersi. Quindi è una zona che non dipende da agenti esterni, purtroppo dipende da casualità, però sempre Però da ci sono storie in queste. cui i protagonisti, gli offender, sono
resi problematici da situazioni Ma psichiche infatti qui noi purtroppo molto gravi. parliamo certo di Quello indagati. temeva di non riuscire più a mantenere la famiglia, Gianluca De Marchio uccide la Garantire. moglie e la figlia, cioè le uniche Sì. cose che ha, Che perché poi elimina il sistema a problema. letto per bene, anche lì tutto questo rituale, perché poi subentrano questi elementi di lucida follia, possiamo anche dire. In questo caso, nel caso di Trebisacce, è veramente eclatante, perché lei non si scompone, sta tranquilla, non dà segni di cedimento. Queste persone, ovviamente, in questi casi, non parliamo solo di indagati, di sospettati, ma probabilmente. Forse sono quei casi, quei pochi casi in cui è eclatante, parliamo di pazienti psichiatrici innanzitutto. Noi proponiamo adesso questo breve contributo che abbiamo chiesto a due esperti, a Simonetta Costanzo che è una psicoanalista e poi al dottor Luca Chianelli che è criminalista e direttore del CISL, il Centro di Investigazioni Scientifiche, che tra l'altro si è occupato proprio del caso di Villa Piana e di Domenica Ruggiano. Sono rarissimi i casi che vedono la figlia uccidere il padre e che vedono una donna uccidere un uomo con una modalità omicidaria così efferata, così violenta e così attiva, nel senso che le donne che uccidono, che sono pochissime, utilizzano dei metodi che sono il soffocamento, colpire la vittima con dei corpi contundenti, oppure avvelenare il cibo, fra l'altro, no? È la via migliore per poter mettere in opera questo tipo di modalità omicidaria. Quindi sì, è veramente un caso interessantissimo sotto il profilo scientifico. Mi permetto di dire questo perché io, per me una persona che uccide così è sì un criminale, ma è anche un paziente psichiatrico, perché non si può uccidere in questo modo, con questa lucidità, con questa organizzazione, ma anche disorganizzazione, perché poi questo soggetto poteva liberarsi dei pezzi che aveva in casa, ma non l'ha fatto. Sicuramente diciamo, il primo intervento sulla scena del crimine è diciamo, l'elemento più importante dell'intera indagine scientifica. Il fatto di essere intervenuti a distanza di tempo di 15 giorni, ma probabilmente anche di più, da quello che almeno risulta, diciamo, in una fase iniziale, sicuramente la scena del crimine non è una scena del crimine originale, nel senso che probabilmente ed evidentemente sono intervenuti diciamo, diversi fattori al di là di quelli temporali. Se il cadavere è stato ritrovato e rinvenuto all'interno di contenitori, scatoloni in cellophane, significa che c'è stata un'attività successiva all'omicidio e probabilmente tutto questo aumenta la complessità del caso e le difficoltà di riuscire a risalire alle diciamo, reali cause della morte e individuare e discriminare diciamo, tutte quelle attività intervenute diciamo, in seconda battuta, in una seconda fase per mascherare l'omicidio oppure per diciamo, cancellare eventualmente alcune tracce insomma, riconducibili al sospettato. Ecco, infatti adesso per questo caso non basta la confessione, anche se arriverà completa, della figlia, ma bisogna ricostruire da un punto di vista investigativo come è avvenuto, se l'uomo è stato ucciso e poi fatto a pezzi, se è stato fatto a pezzi e quindi è morto conseguentemente, con quali strumenti è stato ucciso, si parla di un'accetta, ma qui la mano chirurgica della figlia potrebbe aver utilizzato anche strumenti chirurgici, insomma il caso è ancora aperto perché poi in dibattimento bisogna andare con le prove e noi lo seguiremo. Adesso linea alla regia e poi di nuovo in studio.
Allora, adesso ci occupiamo di Ustica, torniamo ad occuparci di Ustica. Nei giorni scorsi la Cassazione ha emesso una sentenza molto molto importante che dovrebbe essere una svolta in questo grande mistero italiano. Ha riconosciuto il risarcimento danni a quattro familiari di vittime di quella tragedia. Ricordiamo il 27 giugno del 1980, il 19 dell'Italia abbattuto sui cieli di Ustica. Ecco, ha riconosciuto il risarcimento, ma ha anche riconosciuto che ad abbattere l'aereo è stato un missile. E allora l'ipotesi che aveva avanzato nei primi anni, nelle sue accurate indagini, Rosario Priore, e che poi è stata sempre depistata, smentita e quant'altro, adesso trova diciamo una conferma, anche perché nei processi precedenti che si sono celebrati negli anni dal 2000 al 2005 fino al 2007, quando c'è stata l'ultima sentenza di Cassazione a carico di generali, di funzionari e di quant'altro, che sono andati tutti assolti, si è sempre accreditata l'idea dell'ordigno esploso in volo. Adesso si potrebbe ripartire, si potrebbe far luce su un periodo, su un mese e mezzo veramente che rappresenta un buco nero nella storia italiana, uno dei tanti, perché il 27 giugno muoiono 81 persone con il 19 dell'Italia, il 18 luglio in Sila, Castelsilano, nella provincia crotonese, viene abbattuto, viene ritrovato un MiG libico con un pilota a bordo, e lì anche è ancora tutto mistero. E poi il 2 agosto, sempre 1980, la strage della stazione di Bologna. Un filo rosso, ma procediamo con ordine. Arcangelo, ricordiamo Ustica, ricordiamo Castelsilano, questo MiG libico, la Libia, la Francia, gli Stati Uniti e tutto quell'affollamento che c'era quella sera sul corridoio Ambra 22, su cui poi è stato abbattuto il 19. Ma nel 1980 Muammar Gheddafi era il personaggio più pericoloso per gli americani e i francesi attivo nell'Africa mediterranea. Aveva infatti intenzione di costituire la Giamahiria, che era una grande repubblica che gli vedeva, doveva coinvolgere a nord la Libia, l'Egitto, la Tunisia, e a sud il Chad, il Mali, Burkina Faso, il Niger, cioè una serie di nazioni che avevano avuto legami, tranne l'Egitto, insomma, coloniali con la Francia. Era un nemico perché tra l'altro ospitava e finanziava i terroristi dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, di Settembre Nero, di Yasser Arafat, di Abu Abbas, e quindi gli americani lo vivevano con particolare preoccupazione. In Chad, il Chad è una nazione poverissima, dove ci sono però risorse minerarie importantissime, tra l'altro minerali che poi servono a far funzionare, diciamo, anche i telefonini e tutto il segmento della microelettronica, che insomma in questo momento e già allora erano per il mondo importantissimi. E Gheddafi sosteneva un gruppo, diciamo, di ribelli che si opponeva al governo fantoccio che c'era e c'è in Chad, a Jamena, che era un governo sostenuto dai francesi. I francesi avevano interessi anche nel Mali, nel Burkina Faso, nel Niger. Lo stiamo rivedendo. Esatto. E allora tentarono di ucciderlo, perché la sera del 27 giugno 1980 Gheddafi, con un aereo scortato da due MiG, un aereo della flotta civile libica, doveva dirigersi verso la Jugoslavia. Gheddafi aveva rapporti personali ma anche d'affari con Josef Tito, che era il capo dei paesi non allineati, quindi non era né con la Cortina di Ferro, che faceva capo all'Unione Sovietica, né con i paesi della NATO, che facevano capo all'America. Fu così che si ordì un complotto internazionale che vedeva i francesi in prima linea per uccidere in volo Gheddafi, abbattere l'aereo, insomma, probabilmente poi simulare un incidente aereo, eccetera, con la complicità di alcuni papaveri del regime libico, che non vedevano l'ora di levarselo di torno per diventare poi loro capi della Libia, ma erano in accordo con i francesi e con gli inglesi. Una parte dei servizi italiani invece era d'accordo con Gheddafi. Noi, come al solito, giocavamo su due tavoli. Una parte dei servizi di sicurezza stavano
con gli americani, gli israeliani, i francesi, diciamo, il patto atlantico, una parte flirtava con il mondo arabo nell'ambito di una politica che l'Italia ha sempre fatto e fa bene tuttora a fare, cioè una politica di amicizie con i paesi arabi, con i palestinesi, una politica che era stata iniziata da Mussolini, proseguita diciamo nel tempo da Aldo Moro, Bertino Craxi, Gianni De Michelis, eccetera, ripresa sempre da Prodi, da Berlusconi, una politica che ci contraddistingueva. E allora avvertirono Gheddafi, che arrivato su Malta fece marcia indietro, rimasero in piedi i due MiG che lo scortavano e si incrociarono con questo aereo, il DC-9 dell'Italia, che era partito, forza del destino, con 2 ore di ritardo da Borgo Panigale, che attraversava lo stesso corridoio che doveva essere attraversato da Gheddafi. I MiG francesi, i Mirage francesi, che erano partiti in volo da una base della Corsica, intercettarono l'aereo ritenendo, siccome erano vicini e cercarono di nascondersi dietro l'aereo, i MiG che stavano rientrando, scambiò l'aereo 19 Italia per un aereo di Gheddafi e lanciarono un missile e l'aereo fu abbattuto. All'epoca fu raccontato di tutto, si parlò dell'esplosione in volo, di un guasto tecnico, le solite cose all'italiana. Infatti, purtroppo ci fu un giornalista molto bravo che aveva una fonte, si chiama Andrea Purgatori, oggi fa lo sceneggiatore, all'epoca lavorava col Corriere della Sera, che aveva una buona fonte nei servizi di sicurezza, in quella parte dei servizi di sicurezza che stava con gli arabi, che lo avvisò, cominciò a pubblicare queste cose e il mondo intero andò nel panico, perché immaginate cosa sarebbe accaduto se si fosse saputo che nel 1980, quando il mondo era ancora diviso a metà, in Italia esisteva il più forte partito comunista dell'Europa occidentale. Immaginate cosa sarebbe accaduto se si fosse scoperto che il DC-9 Italia, pieno di civili, tra cui 11 bambini tutti morti, era stato abbattuto da 2 ore dell'Alleanza Atlantica. Allora andarono in panico, temevano che si sapesse che i due MiG di scorta Gheddafi erano stati abbattuti contestualmente all'abbattimento del DC-9 Italia. Uno era caduto nel Mediterraneo e un altro era caduto in Siria. Temendo che si sapesse, fecero ritrovare un MiG, questo MiG lo fecero ritrovare il 18 luglio, in maniera tale che si tappassero le bocche. Tante volte questo MiG, il pilota tra l'altro era in avanzato stato di decomposizione, anche lì falsati verbali e quant'altro. Perché misero il cadavere di quel pilota caduto il 27 giugno, lo misero il 18 luglio, era stato conservato in una gella frigorifera, quindi la per non fare il collegamento. Tentarono di impedire questa cosa, però siccome le emergenze si susseguivano e la gente cominciava, compreso Andrea Purgatori, ma anche altri giornalisti, cominciarono a capire che le cose erano andate diversamente, che quel MiG era collegato all'abbattimento del DC-9 dell'Italia, insomma bisognava porvi rimedio, c'erano testimoni che raccontavano, ma hanno raccontato e sono testimonianze raccolte nell'inchiesta del giudice Priore, ma anche in un mio libro che si chiama Stragi, Delitti e Misteri, che vi consiglio di leggere perché ricostruisce queste cose. E che cosa si pensò di fare? Questo secondo me, a un certo punto, per distrarre l'opinione pubblica, che era sempre più presa al fatto e che stava cominciando a capire, secondo me fu collocata una bomba a Bologna. Il 2 agosto del 1980 furono ammazzate altre 80 persone, perché da quel giorno, dalla strage di Bologna, del MiG 19 non si parlò più, si parlò della strage di Bologna. Quando Francesco Cossiga, un anno prima di morire, decise, forse per ragioni di rimorso, di vuotare il sacco, di sapere quello che sapeva, perché al momento della strage di Ustica, del ritrovamento del MiG e della strage di Bologna, era Presidente del Consiglio e nel 92 poi divenne, nel 90 divenne Presidente della Repubblica, disse prima di morire, nel 2007, anni fa, tre anni infatti. Fa, disse che, no, di più di 3 anni fa, insomma un nel anno 2007, prima di morire. Nel 2007, sì, perché poi nel 2008, in base a queste sue affermazioni, la Procura di Roma ha riaperto il caso, l'inchiesta, e staremo a vedere cosa succederà. Dice che finalmente che in effetti il 19 dell'Italia era stato abbattuto da un missile sparato dai francesi. E aggiunge, anche la strage di Bologna non è stata fatta da Giusva Fioravanti e Francesca Mango, perché intanto che è successo che Francesca Mango e Giusva Fioravanti, capi dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari d'estrema destra, sono stati condannati per la strage di Bologna, sebbene abbiano confessato molti altri crimini, ma mai la strage di Bologna, infatti, rispetto alla quale ho sempre detto farlo, no? Noi non l'abbiamo fatto. Allora Cossiga dice pure questo, dice attenzione, e quindi indirettamente collega le due cose, rivela due fatti all'80%. No, anche perché ma poi succede detto da lui, cosa, Arcangelo, è significativo. Era significativo. Lui, Cossiga è sempre stato infatti, l'uomo, non lo diciamo, dice a caso, lui ha depistato, ma ha anche dato input per capire e decifrare alcuni di questi misteri
che restano Lui tali è tutt'oggi. sempre stato l'uomo dell'Alleanza Atlantica nei governi italiani, essendo indifferentemente col centrodestra e col centrosinistra. E quindi, essendo stato l'elemento di garanzia, ha gestito la stagione del terrorismo, veniva chiamato così con la K e quindi ha avuto un ruolo importante. Ma succede un altro fatto. I francesi riescono a fare quello che nel 1980 non sono riusciti a fare 2 anni fa, ammazzando Muammar Gheddafi, finalmente inventandosi una rivoluzione che ha buttato la Libia nel caos più assoluto. Oggi la Libia è ingovernabile, uccidono con un drone, bloccano il convoglio con cui Gheddafi e il figlio Saif al-Arab e al-Mutasim si stanno spostando, bloccano con questo drone, uno dei loro uomini uccide materialmente Gheddafi, poi si farà passare la morte di Gheddafi come compiuta dai Dai rivoluzionari. ribelli. Perché fanno questo? Perché Gheddafi continua ad avere influenza nel Ciad, perché ha influenza in Niger, perché governa i Tuareg nel Mali con i soldi e perché ha dato all'Italia uno strapotere enorme rispetto ai giacimenti di gas naturale, ma soprattutto di petrolio che ci sono in Libia. I francesi favoriscono questa rivoluzione insieme ai britannici, noi la subiamo, Gheddafi viene ucciso, oggi la Libia è ingovernabile, ma l'Italia non ha più l'esclusiva, per esempio, dell'apertura degli sportelli bancari, l'esclusiva dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, Infatti siamo stati gli unici a che oggi deve rimetterci, dividere insieme infatti. alla Shell, insieme alla British Petroleum inglese, cioè ci Infatti. abbiamo rimesso. Questa è la situazione, Però. quello che sta avvenendo, finisco, quello che sta avvenendo oggi in Mali è la prova di E quello infatti, che Arcangelo, è quello abbiamo che letto e che io ho scritto in volevo quel dire. libro, Stragi di Rezzo e Sì, Mistero. infatti è bene andare a rileggere quel libro perché si capisce quello che sta succedendo oggi, Oggi. nonostante tu lo abbia scritto Ieri. un po' di tempo fa, anche perché il male lo abbiamo visto. Poi sulla Libia di Gheddafi si sono precipitati con forza, con irruenza, c'erano stati pochi morti, e invece sulla Siria, ad esempio, migliaia, migliaia, migliaia di morti eccidi tutti i giorni, la comunità internazionale se ne sta buona e tranquilla. Lì l'operazione Lampo, voluta dai francesi, come è stata voluta dai francesi anche, e speriamo di non impelagarci anche noi, ma abbiamo dato la disponibilità nel Mali. Sì, ma una disponibilità poi non reale perché non abbiamo fornito alcun tipo di appoggio. I francesi stanno conducendo una guerra da soli nel Mali perché hanno interessi loro lì, interessi che poi coincidono con interessi che hanno in Ciad, che hanno in Niger, che hanno in Burkina Faso. Quelli sono paesi del mondo che sono ancora sotto l'ala protettrice colonialista francese. I francesi tutelano solo i loro interessi. In Libia hanno ridotto uno Stato in condizioni ormai diciamo di invivibilità. Alcuni colleghi sono stati là, colleghi giornalisti, persino l'aeroporto è in mano ad una milizia, la zona della Sirte è in mano ad un'altra milizia, la zona della Cirenaica è in mano ad un'altra milizia, la Tripolitania è divisa in tante milizie, insomma un assoluto, autentico disastro che però ha radici antiche e che era già possibile intravedere con quell'azione fallita avvenuta nel 1980, di cui qualcuno qualche giorno dovrà dare come dire, conto, perché gli 81 morti di Ustica e gli 80 morti di Bologna non hanno trovato giustizia vera. Quelli di Bologna hanno trovato in Giusto Fioravanti e Francesca Mambro che non hanno fatto la strage di Bologna, quelli di Ustica invece non li ha pagati nessuno, anzi si sono susseguite sentenze assolutorie davvero che lasciano l'amaro in bocca. Dietro le vicende di Ustica c'erano certamente i francesi, non lo dico io, ma l'ho detto ufficialmente, il Presidente della Repubblica Cossiga un anno prima di morire. Di questo missile a risonanza e non ad impatto, quindi ha dato anche elementi chiari, ma d'altra parte si sapeva che c'erano i francesi, c'erano i Corsair americani, insomma, quel cielo era affollato ed era in corso questa operazione. Adesso cambiamo completamente argomento, Arcangelo, perché la DIA di Reggio Calabria ha messo a segno un'altra importante operazione, sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro a presunti esponenti della cosca Gallico di Palmi, trapiantata anche a Roma. È l'ennesimo sequestro di beni che avviene anche nella capitale, questa volta i sigilli sono scattati per altri due locali, tra i tanti immobili sequestrati, tra altri due locali importanti e rinomati che insomma appartengono e fanno riferimento alla Roma bene, alla Roma turistica e quant'altro.
e sono l'antiche mura e il Platinum, un bar e un ristorante. Allora, sembra oramai scontato, sembra oramai un cliché che si ripete, lo sappiamo, l'Andrangheta ha deciso, almeno quella di Palmi, di Reggio Calabria, perché pensiamo anche agli Alvaro di Sinopoli, ha deciso di reinvestire nella capitale e punta su pezzi pregiati al di sopra di ogni sospetto. Nei mesi scorsi e negli anni scorsi abbiamo visto il sequestro prima del Café de Paris, del ristorante da George, ma poi anche Café Chigi, che era riconducibile alle due persone, Frisina e Sacca, arrestate nei giorni scorsi. Insomma, Roma in mano alla imprenditoria 'ndranghetistica calabrese. Beh, insomma, intanto ancora si tratta di provvedimenti di sequestro e non di confisca, quindi vediamo come finirà l'iter. Certamente anche questa operazione testimonia di una certa invasività o comunque di uno spostamento di interessi verso il Lazio. Bisogna dire che questo fenomeno, abbiamo avuto occasione di parlarne in altre trasmissioni, è un fenomeno assodato, comprovato da inchieste che vanno avanti da una ventina d'anni e che non è limitato solo a Roma, insomma all'urbe, ma coinvolge anche città come Aprilia, Fondi, Latina, cioè luoghi dove è possibile investire, Ostia, e si sposta, se stiamo attenti, e ci conduce pure verso Milano, verso il Piemonte, verso la Liguria, cioè c'è stato nel tempo un utilizzo, per così dire, strumentale dell'attività di migrazione per spostare appunto altrove interessi dove si può essere meno controllati. Certo, oggi a Roma agisce il procuratore capo, che è stato appunto procuratore Reggio Calabria, che conosce il fenomeno. Da poco si è affiancato anche Francesco Minici, che è un magistrato che ha lavorato molto in Calabria ed è calabrese, quindi lavorerà alla direzione distrettuale antimafia occupandosi proprio precisamente dell'Andrangheta, per cui sicuramente vedremo altri sviluppi. Non bisogna dimenticare poi che la DIA di Roma è un'organizzazione, diciamo, investigativa di altissimo livello, è la stessa agenzia investigativa italiana che scoprì l'influenza delle cosche canadesi, cambio discorso, per esempio nel tentativo di infiltrarsi in lavori di costruzione sul mai realizzato ponte di Messina, stretto di Messina. Cioè, infatti avevano già pronti. Stiamo parlando di un livello di investigatori altissimo. La squadra mobile di Roma è oggi diretta a Renato Cortese, che è calabrese, che è stato capo della squadra. Possiamo dire che noi non abbiamo occupato solo spazi a livello di criminalità e di malaffare, ma siamo soprattutto e prevalentemente anche nei posti di comando, nei posti di prestigio, Arcangelo, perché se è vero che le cosche calabresi sono ramificate e radicate in altre regioni italiane e anche con un peso notevolissimo, con un'influenza notevolissima, dobbiamo dire che solo per rimanere nel nostro ambito a livello giudiziario abbiamo fior di magistrati, fior di investigatori calabresi che sono stati chiamati appunto nella capitale e in altre procure e istituzioni importanti. Allora, chiudiamo con una operazione fatta dalla polizia di Cosenza, dalla questura di Cosenza su Castrovillari, coordinata dalla procura di Castrovillari. Castrovillari rimane un'area calda, come abbiamo detto prima in apertura di trasmissione, e non solo per questi eventi tragici, questi fatti di sangue tragici, ma anche per questa diffusione dei crimini, diciamo, comuni. In questo caso si tratta di spaccio di droga, ma è importante perché? Perché la procura è riuscita veramente con indagini molto accurate a ricostruire un traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotto e coordinato da una sola famiglia, la famiglia abruzzese. Però qui è stato importante come si sono sviluppate le indagini coordinate dal procuratore capo Giacomo Antonio, perché poi questi sono i reati con cui la gente si interfaccia quotidianamente e che fanno tanto male alle famiglie, ma anche ai giovani che cadono nella dipendenza. Vediamo il servizio. La persiana socchiusa, una mano che si protende verso la finestra riceve qualcosa. L'uomo che si allontana e raggiunge un'autovettura col motore acceso. Questa scena, ripetuta per decine di volte, anche con diversi protagonisti, è stata filmata dalle telecamere della polizia di Castrovillari, in via del Torrione, nei pressi dello scalo ferroviario di Spezzano Albanese.
Le immagini mostrano il supermarket della droga, messo su, secondo gli inquirenti che hanno condotto l'indagine strada ferrata, da 9 persone appartenenti a uno stesso nucleo familiare. Eroina, cocaina, marijuana, stupefacenti che attiravano i tossicodipendenti da tutta la provincia di Cosenza. È stata proprio l'overdose di un consumatore a portare gli uomini del commissariato di polizia sulle tracce degli spacciatori. Abbiamo sentito questo tossicodipendente e praticamente ci ha confermato il luogo in cui si andava a rifornire. Da quel momento in poi abbiamo iniziato un'attività di appostamento e pedinamento. Nel momento in cui abbiamo accertato il luogo preciso, abbiamo installato una serie di telecamere che ci hanno permesso di acquisire numerosi riscontri a carico degli indagati. Abbiamo sequestrato nel corso delle indagini sia eroina per un quantitativo di circa 600 dosi, sia cocaina pura di 50 dosi e poi lievi quantità di hashish e marijuana. Un anno di indagini con la collaborazione del reparto prevenzione del crimine della questura di Cosenza delle unità cinofile di Vibo Valentia. Oggi l'esecuzione delle 9 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari nei confronti dei 9 soggetti, il più anziano del 1961, il più giovane del 1994. Gli sono stati contestati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari i reati di detenzione ai fini di spaccio. Spacciavano sia cocaina, sia eroina, sia hashish che marijuana. I tossicodipendenti provenivano da tutta la provincia, abbiamo riscontrato provenienza da Saracena, a Rovito, a Castrovillari, a Cassano. Sono state sequestrate 5 autovetture che venivano utilizzate per il trasporto della droga e al sequestro siamo giunti proprio perché abbiamo fatto anche accertamenti patrimoniali sugli indagati e abbiamo riscontrato che avevano reddito quasi zero, però autovetture di grossa cilindrata. Le indagini proseguono, la polizia vuole arrivare a conoscere anche la provenienza della droga. Ecco, e su questo noi ci fermiamo. Allora grazie ad Arcangelo Badolati, grazie alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chito in regia, grazie a voi come sempre perché avete avuto la bontà anche oggi di seguirci, continuate a seguirci anche sul nostro sito internet e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.